Leonardi e dei tanti ex di turno ad Ostia Antica. Gli ospiti, nonostante l'inferiorità numerica per oltre un'ora di gioco, riescono a piazzare all'inizio di presa con Palmieri il gol partita. Forse neanche nei toni più belli sarebbe stato rientro così, così spettacolare. Quando ho segnato neanche ci vedevo, però è stato stupendo. Abbiamo fatto una partita grandiosa in un derby, abbiamo tirato tutti gli attributi e soprattutto penso Alessio Colluccini e Scardic, nonostante come stai mangiando, hanno fatto una partita mostruosa, anche tutti gli altri, una grande partita. Grandissimo Palocco, purtroppo non ho finalizzato due occasioni veramente limpide, è andata bene al secondo, ci siamo riusciti a segnare e ci siamo difesi molto bene. Da questa parte tocca prendere spunto per le prossime, cercheremo ogni domenica di migliorare e cercare di rendere questa salvezza più presto possibile. Ironicamente è un po' una piccola rivincita per tanti di voi. Sì, diciamo una rivincita secondo me giusta, perché il calcio è questo. Non è facile giocare in 10 così tutta la partita, anche oggi alcuni episodi ci hanno un po' penalizzato, io non voglio prenderla con l'arbitro perché non c'entrano niente, ma c'era un calcio di rigore pure oggi in prossimo una casa ed espulsione per il giocatore loro sulla linea di porta, l'ha levata con la mano. E lì già pareggiavi l'espulsione e poi pure passare in vantaggio con il rigore, quindi però devo dire che abbiamo tenuto il campo benissimo, abbiamo sofferto un po' gli ultimi 20 minuti, però era normale, abbiamo corso tutti quanti. Sono contento per il gruppo perché finalmente piano piano sta uscendo fuori questo gruppo. Secondo me comunque abbiamo fatto una buona partita, anche nel primo tempo abbiamo avuto 10 occasioni dove siamo arrivati sul fondo ma non siamo riusciti a metterla dietro, forse un po' d'egoismo, abbiamo cercato sempre la conclusione, anche nel secondo tempo loro con l'uomo in meno si sono abbassati, si sono schiacciati nella loro metà campo e ci hanno permesso di arrivare spesso al limite dell'area, però purtroppo ci dice un po' male, non siamo riusciti mai ad andare alla conclusione forse. Onestamente dobbiamo lavorare adesso sicuramente con quello che abbiamo, non c'è dubbio, però ci dobbiamo migliorare tanto o altrimenti cambiare modo di giocare, non mettere una prima punta, mettere giocatori più agili, fare qualcosa di diverso, perché non si può sbagliare l'impossibile, quello che abbiamo fatto noi oggi. Un successo che permette al Palocco di affacciarsi nella zona alta della classifica, 9 punti all'attivo, 7 invece per l'Ostia Antica in altrettante gare di campionato. Dall'Aldo Brandini di Ostia Antica per Canale 10, Ivano Salmaso.